Seravezza su di scudi mentre affondano Camaiore e Pietrasanta. Cominciamo proprio dalla squadra blu amaranto del Camaiore, che è incappata in una secca sconfitta interna 4-1 ad opera dei Gambassi. Una battuta d'arresto che ha ribadito le difficoltà della formazione camaiorese e che non è affatto piaciuta ai dirigenti locali, tanto che è giunta la decisione di cambiare allenatore. Via Matteo Gassani, che le cronache dicono non l'abbia presa troppo bene, al suo posto è stato richiamato Paolone Moschetti. Un gradito ritorno quello dell'esperto tecnico che già in passato aveva guidato il Camaiore e che si spera possa risollevare la squadra, che attualmente occupa il terzultimo posto della classifica, in piena zona retrocessione. In tal senso sta ancora peggio il Pietrasanta, ultimo e staccato con soli 9 punti e che neppure la cura Cecco Mori pare aver prodotto finora alcun effetto. Situazione difficilissima per i Blues, chiamati ad una non facile rimonta. Bene invece il Seravezza secondo in classifica e proprio i verdiazzurri di Vangioni sono stati i protagonisti nelle gare più importanti della prima giornata del girone di ritorno. Il Piombino era avversario ostico che i versiliesi sono riusciti a domare di misura grazie ad una prova di assoluto orgoglio nonostante qualche assenza di troppo. Grazie alla concomitante sconfitta del Roselia d'Avenza, ora sono solo 2 i punti che separano il Seravezza dalla vetta. Domenica prossima segnaliamo la trasferta del Camaiore a Cenaia e la sfida tutta versiliese Pietrasanta-Seravezza. Sulla carta una gara che vede gli ospiti nettamente favoriti, ma siccome è un derby...